Per i soldi estivi di Sting mi volevo fare un regalo, però contando che ho solo 3 euro nel portafoglio Sting, ho messo disperatamente a cercare giochi sotto 3 euro, finché non mi è venuta un'illuminazione. Polybridged 1, perché il 2 non lo posso comprare se non ho soldi. Quindi sono andato sulla pagina di Polybridge e aggiungi al carrello. Salve, oggi siamo su Polybridge, un gioco dove bisogna costruire i ponti. E mia mamma è geometra, quindi non c'entra nulla con i ponti, perché i ponti li fanno gli ingegneri. Però vabbè, entriamo nel gioco. Allora, iniziamo. È un ponte molto facile, infatti è il primo livello. Usiamo le strade e la tecnica per questo gioco. Sono i triangoli. Sì, i triangoli. I triangoli sono tutto in questo gioco. I triangoli sono vita in questo gioco. Quindi noi facciamo i triangoli. Ok, facciamo questi triangolini e poi sopra ci aggiungiamo questo rinforzo, se no cade. E proviamo così. È stabile, quindi ci siamo e allora andiamo al prossimo livello. Allora, siamo nel secondo livello, dobbiamo far passare queste due macchinine e far arrivare qua. E qua ci dà anche un appoggio, quindi penso lo dovremmo usare per rinforzare. Quindi ora dobbiamo usare, dobbiamo sempre mettere i triangolini, perché i triangolini sono vita e senza triangolini non si va da nessuna parte in questo gioco. Ora penso dobbiamo usare un rinforzo qua. Quindi la prima cosa che mi viene in mente è questo. Vediamo se funziona. 3, 2, 1. Oddio, lo stress del ponte era tipo 80. Ok. Dopo due macchine, dopo una macchina, questo è letteralmente schiantato, questo ponte, però il livello è completato, quindi va bene così. Andiamo al prossimo livello. Ok, ci abbiamo 10.000 euro di budget, perché non ve l'ho detto, non dobbiamo sforare sopra i 10.000 euro di budget. E quindi abbiamo anche i soldi contati. Allora, vabbè, facciamo il ponte. Facciamo i triangolini un po' più alti, perché se li fai alti reggono di più. È la logica della fisica. E poi dobbiamo fare qua dei rinforzi, penso. Ok, qua il ponte l'abbiamo fatto. Ora qua. Oh, il ponte l'abbiamo fatto, quindi ora qua direi di fare la stessa cosa di prima. Non ci arrivo però. Ok, allora così. E poi direi di mettercene anche uno sopra. E poi ora stessa cosa, così uno sopra, uno qua. Ah, però sforiamo di budget. Ok, vabbè, sforiamo un attimo, vediamo se regge. È molle. Però sembra reggere. Ok, però abbiamo sforato. Allora, penso dobbiamo. Allora, try again. Proviamo a togliere questo. Non penso servirà tanto. Eh sì, di 200 euro. Allora. Forse. Non lo so, non ne ho idea. Voglio provare a fare una cosa. Non funzionerà. Dice. Già crollo da solo. No, 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 crolla, crolla. Oddio. No. No, infatti. Lo sapevo, una macchina però si è salvata. Però
Però riproviamo allora. Quindi, se io lo allungassi questo, tolgo questo qui e lo faccio che arriva qua, non cambia nulla perché già si sfonda da solo, tra un po' no, no, cade, cade, cade. Sì, cade. Ok, quindi, siamo solo al terzo livello, eh. Va bene, se faccio la stessa cosa, cioè non funzionerà, io sono stupido. Allora, se faccio la stessa cosa, facendo così, anche da questo lato. Non ci credo. Ok. Va benissimo. Cioè, era tipo all'80 di stress del ponte, quindi dopo due macchine crollava, però vabbè. A me va bene perché l'abbiamo. Ora. Qua, il ponte. Così. E deve andare verso l'alto. Quindi i triangolini, siccome li devo fare sotto. Così. Secondo me. Sì. Ovviamente sarò sbagliatissimo e crollerà questo ponte. Però nel dubbio ci provo. Ora mettiamo questi qui. È sbagliatissimo. È tutto storto. È sbagliatissimo. Crolla da solo. No. Chiamatemi pure. Non so chi ha creato ponti. Vabbè, architetto. Chiamatemi d'ora in poi architetto. Aspetta, ingegnere. Ingegnere, sì. Sono loro che costruiscono i ponti. Ok, quindi ora se abbiamo due ponti che devono andare in alto. Quindi uno, due, questo è storto. Aspetta, faccio una cosa tipo pa, pa. Un po' storta però. Va bene, dai. Ora abbiamo 18.000 di budget, quindi abbastanza. E qua dobbiamo metterci un rinforzo anche. Quindi ok, allora. Intanto proviamo la stessa tattica di prima. È tutto storto, ovviamente. Prima ha funzionato ed era storto, quindi. Allora, prima vediamo se questo ponte regge, cioè se il primo ponte regge. Il primo regge, ok. Ora dobbiamo fare il secondo. Quindi, triangoli, sempre anche questo. È solo che poi ci devo attaccare. Aspetta, provo a farli sopra perché poi ci devo attaccare il rinforzo sotto. Però ci saranno i cosi che rompono. Allora lo faccio sopra. Provo almeno. Sarà stortissimo. E ora un rinforzo sotto. Uno qua. Uno qua. E uno qua. Non so se regge. Oh, allora. Ok. Ce l'ha fatta. Incredibilmente ce l'ha fatta. Ed era anche buono, era anche buono. Ok. Ora deve passare la nave. Questa barca. Quindi dobbiamo alzarlo un pochino. Sì, tipo così. Lo facciamo passare. E poi deve scendere qua. Aspetta, ok. Va bene. Ora dobbiamo fare i triangolini sopra perché se li faccio sotto la nave li sfonda. E ok. Ah, c'è anche una funzione che tipo ti fa copia e incollare tipo le cose, te fai così. E
Coffee section e puoi fare così, è solo che questo ponte non è dritto, quindi non serve a nulla. Ah, vabbè, però era una piccola informazione. Ok, ora parte sopra. È fatta la parte sopra. Ora dobbiamo aggiungerci un rinforzo. Quindi direi di fare quello di sempre. Quello così. Così un po' storto. E però allora proviamo. La nave passa. La macchina. No! No! Dai, ma ok. Dobbiamo farlo meno ripido, quindi qua dobbiamo togliere. Facciamolo tipo così. Così dovrebbe farcela. Se non ce la fa, questa macchina ha una pippa. E proviamo. Ora dobbiamo rifare i triangolini. Bene, e dovrebbe funzionare. Se non funziona, sono stupido. A quanto pare sono stupido. Mi sa che dobbiamo fare tutto il ponte intero. Allora. One eternity later. Ok, ho rifatto i triangolini. E ora ci basta fare il rinforzo. E ci dovremmo essere. Ok, la nave passa. Ottimo. Ora la macchina deve passare. Intanto sta salendo. Ok? Sì, qua era un po' molle, però va benissimo. Cioè, noi lo. Aspetta. Ma dobbiamo fare il. Ok, ho capito. Questo non è un ponte, ma è una rampa dobbiamo fare. Perché abbiamo solo 5 strade. Quindi, una rampa. Io non lo so, Io non mi fiderei tanto di questa rampa. Mettiamo il rinforzo qua che lo tiene. Se no, ok, qua dovrebbe crollare. Sì, quindi ci dobbiamo aggiungere, penso, anche di triangoli sempre. I triangoli sempre ci sono. Triangoli sempre ci saranno. Anche in Polybridge 2 ci sono i triangoli. Quindi sì. Ok. Bene. Si smolecola da sola. Io non lo so. Provo a dare un rinforzo anche qua alla base. Alla base, è vero. Alla base non c'è niente. Rinforzo, quindi così provo. Ora sta dritta. E attenzione, no, la macchina non ce la fa. Allora, fammi vedere dove arriva. Allora, aspetta. No, no, no. Arriva qua esattamente. Quindi penso questi qua servono a fare tipo una cosa d'arrivo. Dobbiamo eliminare qua una strada allora. Ok, fammi controllare che vada lo stesso senza una strada. Ok, sì, va lo stesso, la macchina arriva qua. Perfetto. Quindi. Secondo me appena si schianta, cioè tipo si schianta contro di essa, contro la strada e la sfonda. Succede questo. Succede. Sì, succede. Cioè. Vabbè, però noi facciamo il tentativo. Questo triangolo non serve a nulla, non so perché ce l'ho messo. Ok? Il motorino arriva. L'auto no. Ah, ci vorrà un po' di tempo. Allora, ho tolto
una strada per provare e ho aggiunto un'altra parte qua. Quindi ora dovremmo riuscire, forse, spero, ad atterrare. Ok, ma l'ha sfondato all'altra. Ma dai, ma aspetta. Triangolini. Sono grossi e carini. No, siamo over budget. Vabbè, vediamo se funziona. No, si sfonda lo stesso. Aspetta. Non è che devo allungare questa strada? Ok, allora ho allungato un po' la strada. E quindi ci rimane anche una strada, quindi la potremmo usare. Ora vediamo se funziona così. Arriva, ma l'altro non arriva, quindi ci sta che una strada ci può servire qua. Ok, sperando che non lo sfondi. No, dai, come? Ma di 90 euro siamo over. Aspetta, questi qui non servono, dai, su. Va bene così. Forse no, forse non va bene così. No, non va assolutamente bene. Ah, allora. Ok. No, no, ma se l'è sfondata da solo, ma dai, su. Allora, e se questa strada la usassi per un altro? Così. Ok, spero funzioni ora. Se no, distruggo qualcuno. E proviamo. Aspetta. Ok. Sì! In che modo si è salvato? In che modo? Ma poi è andato sopra il motorino. Vabbè, a noi va bene. Va bene così. Abbiamo fatto. Siamo arrivati al sesto livello in 20 minuti. Visto che questo livello ci ha preso un botto di tempo, finisco il video qua. Farò un altro episodio, ovviamente. Penso che fa ci farò una serie su questo gioco che è veramente incredibile. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un like. E io vi dico ciao!